Vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, siamo tornati. Quest'oggi siamo qui con la nuova Inokin Proton, sigaretta elettronica potente ed elegante allo stesso tempo, ma quanto basta anche tamarra. Quindi ora direi di passare alla mirrorless, poi svapatona e chicchieretta finale. Ed eccoci qui di fronte alla scatola della Proton Inokin. Dietro abbiamo le specifiche, ma andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ecco qui la Inokin vera e propria, guardate che bella. L'ho voluta bianca con delle finiture arcobaleno, veramente veramente molto bella. Abbiamo questa parte qui dietro zigrinata, quasi sembra quasi sembra un po' le squame del serpente. Devo dire che la finitura, poi abbiamo ovviamente il protone disegnato sul fianco, in questo caso alla mia sinistra, e poi abbiamo uno schermo molto grande con la, io chiamerei un mouse, diciamo, tra virgolette. E poi abbiamo qui sotto marchio CE, non smaltire, e ovviamente abbiamo anche la patella per le batterie. Non sapete cosa vuol dire patella? È semplicemente l'ingresso delle batterie, il vano delle batterie. Andiamo alla scritta qui in alto, Proton, andiamo a accendere la box. Per accendere la box, ragazzi, bastano 3 click. 1, 2, 3 click. Inokin. Ed ecco qui il menu. 105 watt, stato delle batterie Proton. Poi abbiamo anche la resistenza, modalità watt e anche volt di scarica. Guardate il menu, molto bello, futuristico, sembra quasi un po' il cuore di Iron Man, oserei dire. Abbiamo, non vi ho fatto vedere, il tasto laterale. Per andare nel menu non dobbiamo schiacciare ovviamente il tasto Fire, ma basterà fare 1, 2, 3 click con il mouse e andare a scegliere. Abbiamo Coil, TCR, Curve, Bypass e Setting. Quindi un menu molto completo e semplice. Per andare a selezionare basta schiacciare e abbiamo tutte, qui in questo caso abbiamo le che tipologie di coil stiamo utilizzando, io tengo Wattage. Per andare a incrementare basterà spostare, alla, in questo caso verso la mia sinistra, il mouse, andiamo a aumentare. Per andare a diminuire invece lo sposteremo verso la mia destra, eccolo qui che si va a aumentare, in questo caso a diminuire. Va di 0 in 5 e 0,5, in questo caso abbiamo 100 watt di potenza. Devo dire che il menu è molto molto completo, molto dettagliato e allo stesso tempo molto semplice da utilizzare. Quindi veramente una bella sigarettina elettronica anche per entry level. Che altro dire, ragazzi, che possiamo passare alla svapatona e chiacchierata finale. Ragazzi, l'abbiamo vista da vicino, veramente una bella sigaretta elettronica. Poi col Dead Rabbit sopra è fantastica. Proviamo una svapata a 100 watt. Ragazzi, è una sigarettina elettronica molto interessante. Abbiamo un menu che è molto chiaro e semplice, lo schermo è veramente molto grande, il bello è che quasi non c'è il bordo, è fatto molto molto bene, elegante, tasto laterale per tenerla bene in mano e poter allo stesso tempo schiacciare il tasto. Il display è bello grande da colori, la gestione della batteria è veramente tanta roba. Attualmente è 3 giorni che la sto utilizzando, sono a quasi metà batteria. Sicuramente con questi colori, ragazzi, sapete che io sono un amante dell'arcobaleno. Cioè, guardate che bene che sta con il Dead Rabbit, mi piace da morire sto kit e penso che lo terrò a lungo. Genera molto vapore, fa un'ottima potenza e devo dirvi la verità, non è troppo pesante. Con le due batterie 18650 va a pesare massimo 200 grammi, quindi è abbastanza leggera e facile da portare dietro. Merita, perché si può andare a mettere sopra anche tranquillamente un atomizzatore da 27 mm, 28 mm massimo, poi andrà a sbordare. È leggera, si tiene molto bene in mano, ergonomica, e ha una bella potenza ed è anche abbastanza elegante. Disponibile in migliaia di colori con il link in descrizione se volete andare ad acquistarla, la trovate qui sotto. Non costa neanche troppo, verrà venduta solo attualmente, l'ho acquistata senza l'atomizzatore. La potenza massima è di 235 watt, quindi bella potente,
Che altro dire, raga? Che qui sopra io, onestamente, per come sono fatto, ci metterei solo RTA da polmone spinto. Perché comunque, con questa potenza, non andrei a sprecarla, passatemi il termine, con un atomizzatore da guancia. Perché, secondo me, box del genere sono belle da polmone. Il menu è semplice ed intuitivo, allo stesso tempo molto completo. Ci si muove facilmente sia nel menu che nel aumentare e diminuire il wattaggio. Box semplice, adatta a tutti, secondo me, dall'entry level allo stesso tempo a uno che chiede vuole avere una nuova box bella potente, ci sta molto bene. Che altro dire? Che si può chiudere qui il video. Ringrazio SourceMore per avermi inviato la Proton. Complimenti anche alla Inokin perché è una bellissima sigaretta elettronica molto completa. Che altro dire, raga, che dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi buon protone a tutti, ciao raga!